Adesso abbiamo fatto un buon primo tempo, comunque la squadra c'era in campo. Purtroppo mi dispiace perché penso che l'episodio del rigore per andare 2-1 e subito dopo il fatto di invece di averlo preso, quello ci ha un po' tagliato le gambe, cosa che purtroppo in questo momento non ci possiamo permettere. E io sono dell'idea che tutti quanti, da prima all'ultimo, dobbiamo farci un esame di coscienza, perché non possiamo, ecco, continuare su questa riga. Sappiamo e possiamo fare molto di più, e quindi adesso purtroppo parlare non è facile, c'è tanta delusione, capisco i tifosi che sono dispiaciuti, e dispiace anche per loro che vengono e vedono partite che non sono all'altezza. Quindi sta a noi farci, ripeto, un esame di coscienza e cercare di uscire. Non avete giocato contro l'allenatore? No, io 18 anni di carriera non l'ho mai fatto e non lo farò mai, e neanche i miei compagni lo stanno facendo. Tutti quanti vorrebbero una situazione diversa, risultati diversi, una classifica diversa, un ambiente diverso. Però ripeto, le cose non vengono da sole, quindi bisogna volerle, e forse in questo momento ci sta mancando quel qualcosa che permetta di dare un cambio. Siamo ancora in tempo perché ci sono ancora tante partite, però ogni partita che passa hai sempre meno possibilità. Adesso è stato anche un periodo di mercato dove sono state scritte, dette, sentite tante cose che disturbano sempre un po'. Adesso dobbiamo fare quadrato noi, quelli che ci sono, e andare tutti dalla stessa parte, perché si vince e si perde tutti insieme. Ti passo l'auricolare, chiedo allo studio.